Tutto l'evento è frutto di una grande collaborazione con l'ASL Romagna. Vi do alcune brevissime informazioni tecniche prima di addentrarci nell'argomento di oggi. Chiedo a tutti i partecipanti di modificare il proprio nominativo inserendo nome e cognome per chi non l'avesse già fatto per esteso. Vi chiediamo di spegnere sia l'audio che il video, ad eccezione dei relatori, ovviamente, che potranno attivare anche il video nel momento in cui interverranno. Verranno. Vi informo inoltre che il video sarà registrato. Al termine della settimana formativa vi invieremo una mail con tutte le informazioni, comprensive anche dei link delle lezioni della settimana, in modo tale che chiunque volesse potrà rivederle anche in differita in un momento successivo. Sempre al termine della settimana formativa sarà inviato un questionario di gradimento che vi chiediamo di compilare e all'esito del quale sarà poi inviato a tutti i partecipanti che frequenteranno almeno un 70% della settimana formativa un attestato di partecipazione. Per quanto riguarda le domande, chiederei di inserirle in chat. Vediamo poi a fine pomeriggio se rimane un po' di tempo, le sottoponiamo direttamente ai relatori. In caso contrario, procederemo come abbiamo fatto ieri, quindi raccogliamo le domande e poi ve le faremo avere in un momento successivo. Il tema di oggi è un tema molto attuale e riguarda in particolare le regole ai tempi del Covid-19. Affronteranno questo argomento e saranno le nostre relatrici del pomeriggio la dottoressa Tiziana Marzulli, dirigente medico del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna, e la dottoressa Giulia Silvestrini, dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi e per la loro collaborazione all'evento. Finita questa brevissima introduzione, passo subito la parola alle nostre relatrici. Grazie a tutti. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io sono Giulia Silvestrini e comincerò io, diciamo, queste 2 ore insieme. E ho soltanto un piccolo problema, e in questo senso appunto lancio la cosa, però ho capito che avete già organizzato diversamente ieri e va benissimo. Io non riesco a fermarmi fino alla fine, perché ho avuto un contrattempo, quindi pensavamo con la dottoressa Marzulli che io avrei fatto la mia parte di intervento e poi lasciavamo un piccolo spazio eventualmente alle domande, però se effettivamente come avete fatto ieri le raccogliete era giusto per non lasciare Tiziana rispondere alle mie domande, no? Nel Certo, non c'è senso. assolutamente problema. Possiamo procedere in questo Va modo. bene. Appena finisce lei la sua relazione, dopo facciamo una parentesi Sì. domande. Anche perché con la dottoressa Marzulli siamo state volutamente poco, cioè non abbiamo esagerato con le slide, con i contenuti e perlomeno per quanto mi riguarda, siccome so che ci sono veramente tante domande su quali sono le regole in questi momenti, io ho provato a dare una trattazione unitaria e organica che penso risponda a molti dei dubbi, però se ci sono dei dubbi sono assolutamente disponibile a rispondere così, vediamo adesso come ce la gestiamo. Allora, comincio io e condivido lo schermo, va bene? Sì, esatto. Vediamo un po'. Ce l'ho fatta? Sì, spero di sì. No? Un attimo solo che forse devo attivare. Ma forse ancora no, però. Ok, dovrebbe riuscire. Ok, allora, un po', perfetto. Ok, ci siamo. Avvio la presentazione. Eccoci qua. Vediamo un po'. Ok, dovremmo esserci. Allora, appunto, l'argomento che mi è stato affidato per oggi pomeriggio sono appunto le regole ai tempi del Covid e ho deciso di partire un po' dal coronavirus perché è vero, effettivamente noi ne sentiamo parlare tanto, ormai è un anno e mezzo che ci accompagna, però ho pensato che magari una piccola introduzione su
su cos'è, chi è il coronavirus, poteva effettivamente fare comodo, perché adesso noi sentiamo tanto parlare di Covid-19, in realtà il Covid-19 fa parte di una famiglia di virus che sono con noi da tanto tempo. I coronavirus sono con noi da tempo, sono causa del comune raffreddore e in alcuni casi di malattie molto più gravi come la famosa MERS o la SARS, sono malattie di cui abbiamo sentito parlare molto e che non erano arrivate comunque in maniera così prorompente nella nostra parte di mondo, e si tratta spesso di virus definiti zoonotici, anche questo lo abbiamo sentito molto dire, cioè sono dei virus che vengono trasmessi dagli animali all'uomo. Molto probabilmente adesso è sempre più confermato il fatto che effettivamente il coronavirus Covid-19 è passato dagli animali all'uomo ed è passato proprio per contatto diretto. Questo avviene in quelle situazioni in cui c'è una forte pressione, di popolazione tra gli animali e gli uomini, in particolar modo la Cina, dove appunto c'è questa forte convivenza tra la popolazione, che è molto molto ampia, e la componente animale. Di fatto ci sono altri coronavirus che interessano diverse specie di animali e non è impossibile che questi virus effettivamente si trasferiscano nuovamente a noi. Questo non per fare del terrorismo spaventarci più di quello che già probabilmente siamo spaventati, ma per capire che comunque siamo all'interno di un fenomeno che è un fenomeno che c'era da tempo e che probabilmente ci accompagnerà ancora per un po' di tempo. Mi preme specificare come il Covid può essere trasmesso, anche di questo si parla tanto, c'è anche un po' di confusione in alcuni casi. Sicuramente in maniera diretta, il contatto stretto tra le persone infette, e qui appunto il cosiddetto famoso distanziamento sociale o fisico, che comunque ci sta accompagnando in questi anni, attraverso le secrezioni della bocca e del naso. Adesso poi vedremo di quale tipo di secrezioni si parla, e poi in modo indiretto attraverso gli oggetti contaminati. E qui vedremo un po' quali sono le evidenze attuali su queste trasmissioni indirette del Covid. Ho portato soltanto un piccolo approfondimento su quelle che sono le vie di trasmissione, diciamo, attraverso il vettore aria, se così si può dire. E questo si spiegherà meglio, se non è già chiaro, perché parliamo sempre di quel metro di distanza che adesso è diventato addirittura 2 metri per le varianti, no? Perché? Perché il Covid si trasmette attraverso i cosiddetti droplet nuclei, quindi queste goccioline che di fatto vengono generate dall'apparato respiratorio della persona, si diffondono attraverso la tosse e gli starnuti e poi vengono espulse. Queste goccioline hanno una dimensione tale da non riuscire a superare fondamentalmente la distanza di 1 metro. In linea di massima, adesso noi sappiamo che le varianti nella distanza di 1 metro, appunto, non c'è più quella sicurezza che pensavamo esserci con il Covid tradizionale, ma questo non è legato al fatto che le goccioline effettivamente cadono più in là di 1 metro. I droplet hanno questa caratteristica: entro il metro cadono, e quindi se noi effettivamente manteniamo la distanza maggiore di 1 metro, abbiamo una buona confidenza del fatto di essere ad una distanza appunto di sicurezza. La cosa importante, adesso vado avanti, che dobbiamo chiarire è che il Covid non si diffonde per via aerea. Questo che cosa vuol dire? Non è nell'aria. C'è stato un periodo, soprattutto all'inizio, in cui appunto si facevano queste sanificazioni con l'ozono negli ambienti aperti, cioè effettivamente il Covid non rimane sospeso nell'aria, il virus, e quindi non è un problema stare all'aria aperta se non ci sono altre persone vicino che possono in qualche modo contaminare, no? E contaminare l'ambiente. Assolutamente, invece, e qui è proprio molto importante, si trasmette per contatto diretto e in parte per contatto indiretto. Il contatto diretto, quindi, è un trasferimento di microrganismi da persona infetta e colonizzata a una persona che non lo è. Qui vedete degli esempi che sono legati più all'ambiente sanitario, quindi girare, lavare il paziente, ma soprattutto toccare, quindi la stretta della mano, l'abbraccio, il contatto diretto appunto con del materiale contaminato, come per esempio potrebbero essere le mani, ma anche per contatto indiretto, quindi un trasferimento di microrganismi con oggetti. Allora, qui dopo vedremo, va fatta una differenziazione. Una cosa è il trasferimento attraverso oggetti. Noi, per esempio, ultimamente stiamo vedendo diversi focolai in delle situazioni in cui appunto si lavora insieme.
attraverso dove il contagio molto probabilmente avviene per trasferimento con contatto indiretto con oggetti, non lo so, utilizzare la stessa tastiera del computer oppure il passaggio di carte tra un ufficio e l'altro. Questo effettivamente è possibile e soprattutto è possibile tanto più il contatto con l'oggetto contaminato avviene rapidamente. Cioè, per spiegarmi, io prendo un foglio e ho le mani sporche perché mi sono toccata gli occhi, ho toccato il naso e non mi sono igienizzata le mani, passo il mio collega tocca il foglio, lo manipola e poi si tocca gli occhi, in questo modo effettivamente è possibile che ci sia il contagio, mentre vedremo da superficie è sempre più forte l'evidenza che ci dice che effettivamente le superfici sono pochissimo coinvolte nel trasferimento, diciamo, dell'infezione. Sulla base quindi delle conoscenze attuali, la trasmissione del virus avviene principalmente tra persone, quindi c'è l'importanza di avere una persona colonizzata dal Covid-19 che trasferisca il virus, soprattutto se le persone sono sintomatiche, ovviamente, ma anche poco prima dell'insorgenza dei sintomi. Poi tutti sappiamo, perché ormai è diventato appunto patrimonio comune, che ci sono molte persone, poi vedremo quante, che sviluppano un'infezione asintomatica. Anche queste persone possono trasmettere il virus. Qui vedete, questo viene appunto dal sito del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dice non è chiaro con quale, quanta frequenza questa eventualità si verifica, di fatto sappiamo perfettamente che persone asintomatiche trasmettono il virus e lo trasmettono con un'alta frequenza, quindi è chiaro che avere un contatto puntuale con una persona asintomatica è meno rischioso che avere un contatto puntuale con un sintomatico, ma se io vivo, lavoro a stretto tiro e non utilizzo i presidi come dovrei con una persona malata di Covid, sintomatica o asintomatica, effettivamente ho un'alta probabilità in entrambi i casi di contagiarmi con il virus. Qui vedete sotto riportato quel discorso della finestra di rischio di cui ormai si parla tanto, che sono le 48 ore prima dell'esordio dei sintomi e della positività. Allora, questa è una finestra che per noi che ci occupiamo appunto di sanità pubblica è diventato quasi un incubo, nel senso che è anche per chi si positivizza effettivamente lo è, perché quando noi chiamiamo e cominciamo a fare la nostra attività di contact tracing che facciamo nel momento in cui la persona risulta positiva, noi chiediamo quando sono comparsi i sintomi. Se sono comparsi i sintomi, chiediamo di andare indietro almeno di 48 ore prima dell'esordio dei sintomi per raccontarci tutti i contatti che le persone hanno avuto. E se non ci sono i sintomi, invece partiamo dalla positività del tampone. E quindi, vi dico la verità, adesso in qualche situazione ci si organizza, nel senso che noi ci stiamo rendendo conto che non sempre effettivamente le persone dichiarano in maniera veritiera con chi hanno avuto contatti nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi. La cosa importante è che quando noi abbiamo il sintomo, siamo veramente molto confidenti che al di là delle 48 ore dall'esordio dei sintomi, il rischio di contagio è comunque un rischio molto basso. Nel momento in cui abbiamo una positività al tampone in un soggetto asintomatico, soprattutto se questo soggetto è il primo positivo del suo gruppo, della sua famiglia o del suo ambiente lavorativo, lì siamo un pochino meno sicuri. Quindi noi per definizione, perché la letteratura ce lo dice, perché effettivamente l'asintomatico tende comunque a contagiare meno del sintomatico, andiamo indietro di 48 ore. Ma in queste situazioni, se io sono stato un contatto 72 ore prima del tampone di un soggetto asintomatico, comunque devo avere una certa cautela, perché effettivamente in quel caso è più una scelta, come potrei dire, è un prima e dopo, mentre per i sintomi effettivamente adesso per esempio ho in mente io seguo molto le scuole, ho in mente un insegnante che effettivamente ha contagiato, è stato molto, molto interessante vederlo dal punto di vista epidemiologico, perché è stato a contatto con delle classi, mettiamo il 20, il 21, il 22, con i sintomi che hanno avuto l'esordio il 22. Ecco, le classi che ha incontrato il 20 non c'è stato nessun contagio, il 21 non c'è stato nessun contagio, il 22 sì. Probabilmente appunto più ci si avvicina, cioè questa non probabilmente, è la dimostrazione che più ci si avvicina all'esordio
dei sintomi, più effettivamente si è contagiosi. Il periodo di incubazione, altro aspetto fondamentale, vedete qua da 1 a 12,5 giorni, in genere 5-6 giorni. Qui abbiamo avuto una trasformazione nell'anno e mezzo che abbiamo avuto appunto di compagnia con questo virus, nel senso che inizialmente il virus effettivamente si manifestava tra i 5 e i 7 giorni dal contatto con il caso indice. Mentre ultimamente, soprattutto con l'avvento della variante inglese, stiamo vedendo un allungamento di questo periodo di incubazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi abbiamo un contagio rapidissimo, quindi veramente di 2 giorni, 48 ore a volte, tra un soggetto e l'altro, si passa il virus e arriva il sintomo, quindi veramente 48-72 ore. In altre situazioni invece abbiamo le cosiddette positivizzazioni tardive, che quindi si verificano verso il 12°-13° giorno, e questa è la ragione per cui ultimamente, poi dopo lo vedremo, le quarantene sono state effettivamente allungate, quindi mentre prima era possibile chiudere la quarantena in decima giornata, al momento non lo è più, proprio per questa ragione. Qui vedete dei sintomi che sono i sintomi più comuni, quindi febbre, tosse, difficoltà respiratoria, la famosa perdita dell'olfatto e del gusto o l'alterazione del gusto, il raffreddore, il mal di gola, la diarrea, questa è molto importante. A volte il Covid dà dei sintomi gastrointestinali, quindi ci sono delle persone che effettivamente hanno il Covid e hanno soltanto diarrea. In alcuni casi, nei casi gravi, si va alle forme complicate, quelle sono famose purtroppo perché appunto ne sentiamo parlare continuamente. Ultimamente il Covid sta trasformando in qualche modo anche la manifestazione clinica. Sentiamo sempre di più di persone che hanno dolori, dolori generalizzati, dolori articolari, dolori muscolari, lomboscialgie, per esempio ci sono diverse persone che effettivamente quando le andiamo a intervistare ci riferiscono questi dolori in sede lombare, che scambiano proprio per delle sciatiche, persone che ovviamente non soffrono di questo tipo di problematiche, cefalee e anche situazioni di tipo neurologico. Abbiamo detto appunto molto spesso può non esserci nessun sintomo, quindi la frase sta bene non ha niente, per cui non c'è bisogno che io faccia il tampone o che stia attento, bisogna appunto prenderla con le pinze perché effettivamente è possibile non avere nulla. E qui vedete appunto i sintomi e la gravità nelle infezioni da Covid in diverse fasce di età, e quindi vedete un po' in rosso ovviamente la componente critica, invece in verde e blu i pouch sintomatici e gli asintomatici, e vedete come effettivamente più ci muoviamo nella fascia di età infantile e più è probabile essere asintomatici o pouch sintomatici. Per questo spesso si parla dei cosiddetti portatori sani, no, del virus, nel senso sono persone che effettivamente sono bambini che non hanno sintomi e quindi facilmente trasferiscono senza rendersene conto. Poi abbiamo la categoria, diciamo, dei giovani adulti e degli adulti, dove ci sono asintomatici ma ci sono anche persone con sintomatologia lieve che purtroppo spesso viene non considerata, e questo invece è molto importante, siamo in una fase in cui il Covid c'è e quindi non possiamo considerare il mal di gola o il raffreddore come lo consideravamo 2 anni fa. Adesso ci deve comunque far sospettare che si possa trattare di qualcosa di più serio, soprattutto se abbiamo a che fare con comunità ad alto rischio. E poi abbiamo appunto le condizioni di severità e di criticità che sono soprattutto frequenti sopra i 60 anni, diciamo. Questo era solo per dare una carrellata. Le norme per contrastare il Covid sono famosissime, ormai le sappiamo, le vediamo appese ovunque, e sono di fatto sempre le stesse, quindi lavarsi spesso le mani e utilizzare se possibile anche la soluzione alcolica, evitare i contatti ravvicinati mantenendo la distanza di 1 metro. Ve li dico lo stesso perché poi è vero che li sappiamo tutti, però ce li dobbiamo ricordare, soprattutto in questa fase in cui appunto stiamo ritornando un po' all'apertura, e non dobbiamo dimenticarci che le cose andranno bene se noi continueremo comunque a seguire queste regole nonostante tutto. Quindi non toccarsi gli occhi e il naso con la bocca e le mani, evitare le strette di mano, gli abbracci. E soprattutto, per questo è molto importante, se ci sono dei sintomi, fermarsi, non avere a che fare con le persone o avere a che fare con le persone il meno possibile, e soprattutto per chi lavora in delle comunità, cercare di non andare a lavorare, perché è vero che siamo stati abituati a dire un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, cosa vuoi che sia, vado a lavorare, adesso potremmo fare dei grossi danni. Quindi questo è veramente importante ricordarselo anche nel momento in cui si sta poco bene. Arriviamo un attimo alla variante inglese, che al momento
momento è praticamente ubiquitaria in Italia e soprattutto in Emilia-Romagna, diciamo che si è smesso addirittura di pensare che sia di parlare di variante, nel senso che in questo momento il Covid che circola in Italia e in Emilia-Romagna è tutto variante inglese. Quindi ha delle caratteristiche leggermente diverse rispetto al Covid originario. Poi abbiamo invece, adesso vedremo le caratteristiche della variante inglese, altre varianti che in questo momento ci preoccupano di più della variante inglese, che sono la brasiliana e soprattutto nell'ultimo periodo l'indiana. Non perché sia particolarmente pericolosa, ma perché è una nuova variante e effettivamente dobbiamo ancora conoscerla. Il problema di queste mutazioni del Covid è che non facciamo in tempo a finire di capire come si comporta un ceppo virale e fondamentalmente passiamo ad un altro e quindi poi si ricrea la confusione. Quella confusione che a volte viene imputata ai servizi, dove appunto si dice prima fate in un modo, poi fate in un altro, prima la quarantena di 10 giorni, poi di 14, prima il tampone sì, poi il tampone no, purtroppo è frutto. Magari in alcuni casi si potrebbe anche veicolare meglio dal punto di vista comunicativo, ma molto spesso è frutto di una confusione che è legata ad una non conoscenza di chi abbiamo dall'altra parte. Quindi la variante inglese attualmente la cominciamo a conoscere meglio di prima, sappiamo che si trasmette di più rispetto alla variante originaria e al virus originario, circa il 37% in più rispetto ai ceppi non varianti. La modalità di trasmissione è sempre la stessa, si trasmette di più in tutte le fasce d'età. Inizialmente si parlava del virus originario, dove appunto sembrava che la fascia d'età pediatrica la trasmettesse di meno, non è così, almeno per la variante, e alcune evidenze fanno presupporre effettivamente un aumento della gravità. Però di fatto non è ancora confermato. Perché? Perché appunto la variante inglese si sta diffondendo in questi mesi e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per accumulare dei dati. La cosa importante che ci conforta è che è regolarmente identificata col test diagnostici che stiamo utilizzando, quindi non sfugge alla diagnosi, e i vaccini sembrano efficaci sulla variante inglese, anche se effettivamente abbiamo delle situazioni in cui si positivizzano persone vaccinate, ma è importante anche dire questo: il vaccino è efficace al 100% nella riduzione delle complicanze, delle forme gravi della malattia, non nella positivizzazione al tampone. Per cui è possibile che una persona vaccinata effettivamente si contagi indipendentemente dal fatto di aver risposto bene al vaccino. Quello che deve succedere, che per fortuna sta succedendo, è che quella persona vaccinata non deve ammalarsi di una forma grave. Al momento, infatti, non sono emerse nemmeno delle evidenze che dicano che è necessario cambiare le norme di prevenzione. Si è parlato soltanto appunto di questa distanza leggermente maggiore, perché appunto pare che la distanza di 1 metro non sia effettivamente del tutto sufficiente, ma questo semplicemente perché è più trasmissibile e quindi è più contagiosa. Ci sono delle condizioni a maggior rischio di contagio e di infezione da nuova variante. Per giusto così, per chiarire in generale, vi dico che al momento la variante inglese non viene più sequenziata. In realtà abbiamo sequenziato i tamponi per pochissimi giorni, perché poi ci siamo resi praticamente subito conto che la variante inglese era ubiquitaria. Quello che adesso sequenziamo sono il sospetto di altre varianti, quindi la brasiliana, l'indiana, lì sì che stiamo attivando i sequenziamenti. Quindi i rischi maggiori in questo caso di varianti, non inglese, ma di variante virale in generale, sono il contatto con caso confermato da variante, ovviamente, l'arrivo da paese o zona dove è nota la circolazione delle varianti. Qui vedremo, infatti, sono uscite delle ordinanze proprio ministeriali recentemente per cercare di contenere la diffusione della variante indiana. La presenza di cluster costituiti da numerosi casi. Vi dico che, proprio seguendo sempre le scuole, nel momento in cui si è diffusa la variante inglese, effettivamente noi abbiamo cominciato a vedere una diffusione all'interno delle classi del Covid che non avevamo visto prima. Per cui effettivamente se prima un caso arrivava e faceva un contagio, magari abbiamo avuto il periodo di febbraio in cui ne trovavamo 5 o 6 all'interno delle classi. Quindi effettivamente anche proprio a sentimento, cosa che un epidemiologo non dovrebbe fare, però effettivamente si è capito subito che qualche cosa era cambiata nella diffusività, anche nelle famiglie, dove prima avevamo una persona positiva al Covid che si era isolata e che aveva fatto in modo di non contagiare nessun altro. Nel periodo dell'ultimo lockdown, noi vedevamo effettivamente che un positivo dentro casa tendeva a contagiare rapidamente tutta la famiglia. Quindi
E questa è una delle ragioni anche per cui la caduta dei casi durante il lockdown è stata lenta rispetto a quello che ci si aspettava, perché c'erano tanti contagi all'interno del nucleo familiare. Come ci proteggiamo dalle varianti, in questo caso dalle altre varianti? Segnalare, regolamentare rientri dall'estero, questo è fondamentale. Se anche nella vostra pratica quotidiana, se nelle vostre reti amicali avete conoscenza di qualcuno che è rientrato dall'estero e non si è segnalato, mi raccomando, fate in modo che si segnali. E poi sequenziare le sospette reinfezioni. Effettivamente cominciamo ad avere delle reinfezioni e in quel caso attiviamo immediatamente i sequenziamenti. C'è questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità che è uscito in aprile, che ci parla proprio delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni in tema di varianti, dove ci dice appunto che la circolazione delle varianti al momento non richiede una modifica delle misure di precauzione, ma soltanto un'attenzione rigorosa a queste misure. Adesso un po' di glossario per quanto riguarda il Covid, perché penso che possa effettivamente essere utile a tutti. Allora, diciamo che ho provato a raccogliere in questo modo. Noi parliamo di test molecolare, di test antigenico e di test sierologico, perlomeno queste sono le cose di cui sentiamo parlare principalmente. Il test molecolare viene fatto con un tampone naso-orofaringeo, l'ho messo volutamente, cioè nasale, o orale oppure orofaringeo, quindi ci sono diverse localizzazioni in cui il tampone può essere fatto. Questo è lo strumento principale più affidabile per la diagnosi di infezione da Covid-19. Che cosa fa? Cerca fondamentalmente l'RNA virale amplificandolo con delle tecniche di real-time PCR, cioè che cosa fa? Amplifica il genoma del virus all'interno di un macchinario ed è in grado di identificare anche delle piccole quantità, per cui è fondamentale ai fini della diagnosi. Ha una elevatissima capacità di identificare gli individui positivi, quindi se si è positivi, diciamo, a questo test molecolare, di fatto la diagnosi è praticamente certa. La certezza assoluta non c'è mai, però fondamentalmente la diagnosi è certa. Ha un 99,8% di efficacia come test diagnostico. Poi abbiamo i test antigenici, i test cosiddetti rapidi. In realtà abbiamo due tipologie di antigenici, quelli che usiamo noi come azienda, per cui è possibile andare per esempio al drive e farsi fare un tampone antigenico. Questo lo usiamo per esempio nello screening delle scuole. Sono i tamponi che utilizziamo quando andiamo a fare gli screening nelle case di riposo, quando andiamo a fare gli screening utilizziamo dei tamponi antigenici non rapidi, ma che si utilizzano appunto in laboratorio, cioè facciamo il tampone, lo mandiamo in laboratorio e invece di entrare nella tecnica dell'amplificazione molecolare, che è quello della PCR, entriamo all'interno di un'altra modalità diagnostica che in 30-60 minuti ci dà il risultato. Quindi esistono questi test antigenici rapidi che costano meno e che appunto sono più rapidi, e poi ci sono dei test antigenici che sono per esempio quelli che si utilizzano in farmacia, che sono dei test che vengono proprio letti sul momento. In questo caso però non siamo in grado di rilevare l'RNA virale e quindi sono degli screening che vengono utilizzati come screening e possono essere utilizzati come diagnosi. Qui è un po' complesso da spiegare, però in situazioni a bassa prevalenza, cioè siccome hanno un test antigenico negativo è negativo, un test antigenico positivo può essere sia positivo che negativo. Questa è la ragione per cui si utilizza in situazioni di bassa prevalenza, perché dovendo io controllare per forza il risultato di un antigenico con un molecolare per avere una diagnosi certa, devo utilizzarlo in quelle situazioni dove presumo che non avrò tanti antigenici positivi, perché altrimenti non mi funziona l'idea del test di screening a basso costo, perché dovrò fare tanti molecolari. E quindi si usa in quelle situazioni, nelle scuole, nelle case di riposo, dove non ci sono dei casi, dei focolai, ma dove magari dobbiamo fare uno screening generalizzato, e se abbiamo un caso positivo lo confermiamo con il test molecolare. Il test sierologico invece rileva se le persone sono venute a contatto con il virus, però non confermano un'infezione in atto, come non eliminano il sospetto. Perché? Perché appunto la sierologia, oltre al fatto che al momento, vedete, ci ho messo proprio il punto interrogativo, non è riconosciuto il valore della sierologia anche per considerarci immuni o non immuni al Covid, ma di fatto è qualche cosa che può essere positivo
Ecco, un bello starnuto, per fortuna sono da sola. È qualcosa che può essere positivo effettivamente anche in situazioni in cui la malattia è già stata e quindi non è al momento contagioso per nessuno, come può essere negativo un test sierologico perché siamo nel periodo finestra in cui ho sì il virus nell'orofaringe ma non ho ancora sviluppato gli anticorpi. Quindi questo è un test da prendere veramente con le pinze, almeno per ora, anche se effettivamente sono quelli che dal punto di vista pratico sono i più facili da realizzare. Rimanendo ancora sul glossario, parliamo spesso di caso e di contatto di caso e poi parliamo di isolamento e di quarantena. Allora, è fondamentale distinguere le due cose perché altrimenti spesso non ci si capisce. Il caso è la persona che ha un referto di laboratorio positivo a seguito di effettuazione di tampone molecolare. Quindi io sono un caso positivo quando ho un test molecolare positivo al Covid-19. Il caso va in isolamento. L'isolamento è, dopo lo vedremo, una restrizione di movimenti, una separazione per il periodo di contagiosità dalle persone infette e dagli altri, in ambienti in delle condizioni tali da prevenire la trasmissione e la contaminazione. Il contatto di caso, invece, è una persona che ha avuto un contatto con dei casi, una persona che ha avuto un contatto con dei casi confermati, quindi non sospetti. E qui si parla di queste 48 ore prima. Vedete, qua si parla anche di 14 giorni. Che cosa sono questi famosi 14 giorni? Avevamo detto che il tempo di incubazione medio del Covid va dall'1 ai 13 giorni più o meno. Ecco, se io voglio capire dove effettivamente ho preso la mia infezione, devo andare indietro fino a 14 giorni dal mio esordio dei sintomi o dal mio tampone. Perché? Perché potrei aver avuto il contatto a rischio da 1 a 14 giorni prima. Ecco per quale motivo, quando appunto il numero dei casi lo permette, le inchieste del Dipartimento di Sanità Pubblica chiedono anche chi si è visto nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi. Questo ci serve per fare il famoso contact tracing, quindi cercare di capire effettivamente con chi e da chi io posso aver preso quell'infezione. Il contatto di caso va in quarantena. Anche la quarantena è una restrizione dei movimenti, lo vedremo, bisogna rimanere a casa, non si può uscire dal domicilio, ma si tratta di persone sane. Si tratta di persone sane che però, attenzione, si sono esposte all'agente infettivo, quindi effettivamente potrebbero positivizzarsi. Quindi una persona in quarantena non è una persona sicura con cui avere dei contatti, passatemi il senso, è una persona con cui io devo comunque avere attenzione. Paradossalmente, devo avere tanta attenzione perché non so se e in quale momento si positivizzerà e quindi fondamentalmente va fatto comunque una sorta di separazione di questa persona per quanto possibile dal resto del nucleo. Quindi il caso confermato, isolamento domiciliare immediato, si dispone subito un tampone a 14 giorni dai sintomi e dal riscontro di positività, quindi abbiamo il primo tampone fatto nel momento della diagnosi, e disponiamo in questo momento, ci stiamo muovendo in questo modo, un tampone di controllo a 14 giorni dai sintomi e dal riscontro della positività. Non appena il tampone diviene negativo, noi chiudiamo l'isolamento. Io qui l'ho cercato di riassumere, cioè la chiusura dello stato di isolamento del caso avviene o con un tampone negativo oppure con i famosi 21 giorni. Che cosa vuol dire? Noi sappiamo dalla letteratura che dopo 21 giorni di infezione, con almeno 7 giorni senza sintomi, di fatto non si è più infettivi. La letteratura ci dice che dal 10° al 15° giorno, se noi coltiviamo il virus, di fatto il virus non cresce più. Quindi effettivamente più ci allontaniamo dal momento dell'esordio dei sintomi e della positività del tampone, più siamo poco infettivi, fino ad arrivare ai 21 giorni con almeno 7 senza sintomi, in cui effettivamente posso rientrare in comunità anche se non ho un tampone negativo. Questo, con l'arrivo delle varianti, è uno di quei punti, è uno di quei dogmi che ha cominciato a vacillare. Non perché ci siano delle evidenze, attenzione, non ci sono ancora evidenze che ci dicono che quello che ho appena detto non valga per le varianti, ma perché effettivamente non sappiamo e quindi si comincia
a temere che, come il periodo di incubazione della variante può essere effettivamente più lungo, anche il periodo di infettività potrebbe essere più lungo. E questa è la ragione per cui da aprile, effettivamente, per rientrare al lavoro è necessario disporre di un tampone negativo, che sia molecolare o antigenico, ma effettivamente ci vuole un tampone negativo. Quindi adesso noi siamo in una situazione in cui il Dipartimento di Sanità Pubblica libera i casi dall'isolamento se sono passati 21 giorni e ce ne sono stati almeno 7 in assenza di sintomi, ma la persona non può rientrare al lavoro se non ha un tampone negativo. I contatti, contatto stretto ad alto rischio, a basso rischio occasionale. Allora qui il contatto stretto in generale al momento fa una quarantena di 14 giorni. La durata dei 14 giorni è data dal periodo di incubazione di cui abbiamo parlato prima. In situazioni di normalità organizzativa, quindi quando non abbiamo un picco come quelli che abbiamo avuto in alcuni momenti appunto di questa pandemia, noi riusciamo a garantire un tampone il prima possibile dall'ultimo giorno di contatto e un tampone alla fine della quarantena. A domicilio si attuano le misure di prevenzione per i contagi. Adesso qui ho deciso di inserire appunto questa definizione del contatto stretto ad alto rischio perché penso che possa servire all'interno delle strutture dove appunto lavorate ed operate per avere l'idea di che cosa io devo cercare di evitare per non essere considerato un contatto stretto. Allora, la circolare ministeriale del 29 di maggio del 2020, quindi parliamo di un anno fa, dava come contatti stretti quelli che vedete elencati. Adesso un momento li leggo a voce alta perché magari può essere utile leggerli, ma poi ve li trovate scritti. Con l'arrivo delle varianti sono state introdotte un'altra tipologia di contatto stretto, che è quello che viene definito contatto stretto a basso rischio, che poi vedremo. E effettivamente anche quelle persone lì in questo momento, in un principio di massima precauzione, vengono considerati contatti stretti, ma questi che vedete qua effettivamente sono le situazioni ad alto rischio di contagio, quindi persone che vivono nella stessa casa di un caso Covid-19, persone che hanno avuto contatti fisici diretti con un caso Covid-19, vedete anche la stretta di mano, quindi contatti corpo a corpo con materiale, diciamo, corporeo contaminato verso altro materiale corporeo. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni, per esempio prendere dei fazzoletti di carta usati, vivo con un positivo, uso le mascherine, però poi effettivamente vado a ripulire e tolgo i fazzoletti di carta usati, questo può effettivamente mantenere un rischio elevato. Una persona che ha avuto un contatto diretto a distanza minore di 2 metri di almeno 15 minuti, quindi questa distanza e i 15 minuti considerati come un tempo da non superare. Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid senza DPI. E poi abbiamo l'operatore sanitario oppure il personale di laboratorio che fornisce assistenza, ovviamente non utilizzando i presidi raccomandati. E infine i viaggi, quindi chi viaggia seduto in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro 2 posti. Questi sono contatti stretti. Allora, se voi vedete invece qua i contatti stretti a basso rischio che sono stati introdotti con la circolare ministeriale di gennaio invece di quest'anno, qui vedete che comincia a esserci un caso, un contatto che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti, un operatore sanitario o un persona che fornisce assistenza con i DPI, quindi in questo caso anche se ho la mascherina sono un contatto stretto a basso rischio, e poi guardate tutti i passeggeri dell'equipaggio di un volo dove è presente un caso Covid-19, ragione per cui prima di prendere l'aereo sono richiesti tutti quei tamponi in aeroporto prima e dopo perché effettivamente il volo è un momento ad altissimo rischio. E poi abbiamo i contatti occasionali. I contatti occasionali non fanno quarantena e di solito gli proponiamo un unico tampone tra la quinta e l'ottava giornata dall'ultimo giorno di contatto. Qui è importante che il tampone del contatto occasionale che è proposto venga effettivamente accettato sia dai ragazzi che dagli operatori. Quindi se siete in una situazione in cui vengono identificati all'interno del centro dei contatti occasionali e quindi il tampone viene proposto e non c'è una quarantena, è importante aiutare per far comprendere che quel tampone effettivamente va fatto, perché in alcuni casi ci serve proprio a discernere se c'è stata o meno una circolazione virale all'interno di una determinata struttura.
Nei 14 giorni successivi al contatto comunque va monitorata la comparsa di sintomi perché di fatto si potrebbe essere stati non proprio un contatto occasionale. Allora, ho provato un pochino a situare tutte queste norme cercando di capire in che modo noi potremmo ridurre il rischio di focolaio all'interno di un centro d'accoglienza e questo anche pensando un po' alle esperienze che ci sono state in questo ultimo anno e mezzo. Sicuramente l'utilizzo costante nelle aree comuni della mascherina e dei gel igienizzanti. È vero che sono ragazzi che tendono comunque a vivere insieme, però non con tutti si hanno effettivamente dei contatti stretti e quindi è fondamentale che nelle aree comuni venga utilizzato sempre il DPI. Va rimosso tutto quello che non può essere igienizzato, ovviamente, perché se abbiamo appunto tanti tessuti, situazioni appunto dove non è possibile pulire in maniera adeguata, va rimosso quello che non può essere igienizzato. E poi ci sono sicuramente delle situazioni a maggior rischio, dove bisogna prestare più attenzione. Sicuramente il momento dei pasti, sicuramente il momento di aggregazione. Poi ho messo appunto questa attività fisica col punto interrogativo perché è probabile che appunto i ragazzi si trovino a fare attività fisica insieme, per quanto appunto è pseudo vietata, adesso però lo è sempre di meno, e quindi quelli sono momenti comunque dove il rischio è importante. E poi ho inserito questo concetto della bolla, che è un concetto che è prettamente scolastico, qui mi sono portata dietro un po' l'esperienza di questi mesi all'interno degli asili e delle scuole materne, passatemi la cosa, però di fatto questo potrebbe essere utile anche in un centro d'accoglienza. Perché? Perché se il centro è di piccole dimensioni non serve precauzione aggiuntiva, è una piccola famiglia, una piccola grande famiglia, ovviamente tutti saranno contatti stretti, è importante stare attenti fuori dal centro. Però se il centro è di grandi dimensioni, allora il costruire le bolle potrebbe essere utile anche per un centro di accoglienza, cioè che cosa vuol dire? Avere dei contatti stretti e ripetuti sempre tra le stesse persone, siano essi operatori o utenti. E questo, passatemi un po' così la digressione, potrebbe essere anche la soluzione per questo periodo di apertura che abbiamo davanti estivo. Se noi riuscissimo a creare delle bolle di amici o di parenti o di familiari, ci aiuterebbe perché ridurremmo in qualche modo la variabilità dei contatti, avendo ovviamente contatti più approfonditi e comunque sicuramente più intimi, ma non con troppe persone. E questo vale assolutamente anche all'interno di un centro. E poi cerco di concludere parlando un attimo del ruolo delle superfici e della pulizia delle superfici. Allora, le evidenze scientifiche al momento ci dicono che fondamentalmente la trasmissione attraverso le superfici del virus è veramente quasi infinitesimale. Per superficie intendo una superficie contaminata, il caso non c'è più, arrivo io dopo 20 minuti, mezz'ora, tocco la superficie e mi prendo il Covid. Ecco, questa cosa effettivamente più andiamo avanti con gli studi e più risulta sempre meno probabile. C'è però una differenza tra i tempi di sopravvivenza del virus nelle superfici che variano rispetto al tipo di superficie. Per esempio, nella carta, nelle superfici appunto come la carta, il virus può stare vivo per alcune ore. Sulla plastica e l'acciaio può rimanere vivo fino a 7 giorni. Questi però sono dei dati che appunto io qua l'ho riportato, vanno presi con molta cautela perché vuol dire che se io vado a fare un tampone su un tavolo di acciaio, posso trovare l'RNA virale anche dopo 7 giorni, ma è un RNA che molto probabilmente non è vitale, quindi non è infettivo. E questa è la ragione per cui andando a studiare la via di contagio, effettivamente si è visto che la via di contagio attraverso le superfici è praticamente inesistente. Però dobbiamo dirci che i disinfettanti uccidono il virus e quindi è fondamentale utilizzarli, perché per quale motivo dovremmo rischiare? Quindi, in generale, igienizzare i locali. Bisogna areggiare e ossigenare i locali il più possibile, quindi aprire le finestre il più possibile. Pulire tramite dei prodotti detergenti che hanno un'azione meccanica e strofinare, adesso sembrano cose ridicole, ma effettivamente. E poi si usa la disinfezione. E qui bisogna usare dei prodotti, ve l'ho riportato perché potrebbe essere utile, che contengono l'ipoclorito di sodio o l'etanolo in queste percentuali, oppure il perossido di idrogeno. E questo va utilizzato per un certo tempo. Altra cosa fondamentale, ve lo lascio lì,
adesso non è importante approfondirlo insieme, però soltanto alcuni principi attivi sono riconosciuti contro il Covid, per cui in alcuni casi vengono venduti come disinfettanti per il virus dei prodotti che invece sono battericidi. E quindi bisogna leggere bene che ci siano queste sostanze all'interno dei prodotti che utilizziamo. La sanificazione di cui si parla tanto è necessaria soltanto se definiamo che c'è stata una presenza e circolazione del virus nell'ambiente. E quindi in queste situazioni dobbiamo per forza agire appoggiandoci ad una ditta specializzata che è certificata per fare la sanificazione. E questo l'ho riportato perché è importante ricordare che se l'ambiente viene chiuso e non viene occupato per 7-10 giorni, nel momento in cui io lo riapro non ho bisogno di sanificare, ma devo soltanto pulire e disinfettare in maniera ordinaria. Questo perché? Perché appunto, come abbiamo detto, dopo 7 giorni il virus comunque muore. L'ultimo aspetto che voglio affrontare con voi è quello legato al rientro dai paesi esteri. Non approfondisco molto sulla normativa attuale perché effettivamente la normativa cambia, non dico di settimana in settimana, ma di 15 giorni in 15 giorni. Abbiamo nel sito appunto dell'azienda uno spazio dedicato al rientro dall'estero, stessa cosa c'è nel sito della regione. È importante appunto dichiararsi nel momento in cui si rientra dall'estero attraverso il form che si può scaricare all'interno di questa pagina ed è fondamentale farlo perché poi si entra dentro un percorso di quarantena e di tampone che tutela se stessi e la comunità. È un obbligo la dichiarazione del rientro dall'estero, quindi si può essere segnalati all'autorità qualora non si effettui ed è una responsabilità. Al momento vi ho riportato i riferimenti normativi attuali, poi appunto anche questo la dottoressa Marzulli lo accennerà perché appunto l'utilizzo dell'albergo sanitario è spesso proprio legato a rientri dall'estero. Ci sono dei paesi per i quali appunto è richiesto soltanto il tampone prima dell'arrivo, dei paesi dove la quarantena dura 5 giorni, dei paesi dove dura 10 giorni, dei paesi dove ne dura 14, dei paesi, vediamo, India, Bangladesh e Sri Lanka, dove adesso, oltre all'obbligo di quarantena e di tampone, si viene per forza spostati in un albergo sanitario. Perché? Perché dobbiamo essere effettivamente sicuri che la persona faccia la sua quarantena come deve farla per evitare appunto la diffusione delle varianti. Io ho finito con quello che immaginavo appunto come carrellata generale. Adesso, ecco, ditemi voi se ci sono delle domande oppure se invece volete pensarci e poi ce le manderete. Ci sono già un paio di domande, intanto le leggo io Sì, che grazie. dopo. Ok, allora, una prima domanda dice: per un contatto di caso, quando si deve fare il tampone? Penso che intenda entro quanto tempo si viene chiamati per fare il tampone. Allora, rispondo subito così. Diciamo che la cosa che succede più di frequente è ho un contatto con un caso positivo, il caso positivo mi telefona e mi dice io sono positivo e siamo stati a contatto. Allora, qui c'è la foga, mi viene da dire, ad andare a fare il tampone il prima possibile. Allora, questo va bene, nel senso che sicuramente per la propria sicurezza prima faccio il tampone e prima so come sono in quel momento, però proprio a ragione di quel tempo di incubazione di cui abbiamo parlato, se io devo fare un tampone solo perché definisco che sono un contatto occasionale, fare un tampone troppo presto, quindi mi viene da dire 24-48 ore dopo il primo contatto, il contatto con il caso positivo, non ha un gran senso, perché che cosa succede? Io faccio il tampone a 24 ore, sono negativa e sto serena. Sto serena perché poi effettivamente succede così. Noi abbiamo trovato dei positivi che riferiscono di essere stati contatti appunto di casi magari 10 giorni prima che dicono avevo fatto il tampone ed era negativo. È chiaro che un tampone fatto a 24-48 ore legge poco perché il tempo di incubazione può essere più lungo. Se ne faccio uno solo devo avere grande precauzione prima di fare il tampone, ma è giusto che io lo faccia intorno alla quinta giornata. Di solito noi usiamo questo, quinta, sesta giornata dal contatto con il caso. Se invece ho l'opportunità di farne più di uno, e allora va bene subito e va bene magari dopo 7 giorni. Se sono un contatto stretto, devo mettermi in quarantena. Quindi sia che sono stato dichiarato dal caso e quindi mi ha chiamato l'igiene pubblica, sia che per qualche motivo l'igiene pubblica non lo ha comunicato, non è stato comunicato all'igiene pubblica, io mi devo mettere fermo e mi devo mettere fermo con grande attenzione almeno per 10-12 giorni. E l'ideale sarebbe anche lì
fare un tampone subito e fare un tampone alla fine, come facciamo noi di solito nel caso delle quarantene. Poi un'altra domanda, in un nucleo familiare ove ad esempio due componenti si negativizzano e un terzo no, la quarantena finisce per i due negativi oppure bisogna attendere la negativizzazione dell'intero nucleo, forse per evitare che i due che si sono negativizzati fungano da veicolo? Allora, intanto ecco, quello il glossario serve perché il caso sta in isolamento. Il contatto sta in quarantena. L'isolamento del caso finisce nel momento in cui ha il tampone negativo. Se io ho avuto il Covid e sono negativo e dentro casa ci sono altre persone con lo stesso Covid, dico io, ancora positive, io non sono più a rischio perché sono guarito. Se io invece sono rimasta negativa, quindi ho due persone positive e io sono rimasta negativa, in realtà chi è negativo è ad alto rischio di positivizzarsi e vi dico che purtroppo spesso noi vediamo delle situazioni in cui nei primi giorni effettivamente non ci si positivizza e poi dopo un po' sì. Questo perché un po' perché magari si riducono le attenzioni, no? Perché è scontato, cioè io sto 20 giorni dentro casa chiuso con un figlio e un marito positivo, i primi 10 giorni sto attentissima, poi dopo magari un saluto ce lo facciamo, no? E quindi può capitare che quell'ultimo contatto effettivamente avuto è successivo rispetto a quanto viene riferito. In generale però noi siamo molto attenti con chi resta negativo. Quindi purtroppo chi resta negativo deve stare in quarantena 14 giorni oltre l'ultimo contatto con l'ultimo positivo della famiglia. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui io sono la mamma e mi sono negativizzata per ultimo, ho fatto il tampone oggi che è il 4, il mio figlio rimasto negativo da sempre dovrà stare in quarantena da ieri che è il 3 per 14 giorni e farsi un ultimo tampone il 14esimo giorno. Noi per cercare di ridurre, diciamo, questa situazione che è complessa soprattutto per chi si fa tante quarantene, cioè per chi resta negativo al di là di tutti i parenti, diciamo, non isolandosi, perché se io mi isolo, faccio il mio tampone il 14esimo giorno e poi vado dove voglio. Ma se io continuo a vivere insieme agli altri positivi in casa, che credo che sia questa la domanda effettivamente, allora in quel caso lì noi in alcuni casi la facciamo durare 10 giorni e non 14, ma valutiamo veramente caso per caso, perché la regola vuole 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Chiaro. E un'altra domanda, sui vestiti chiedono quanto tempo dura il virus? È quello che dicevamo prima, cioè sui vestiti il virus può stare e questa è la ragione per cui delle volte ci chiedono i genitori, magari c'è un bambino, hanno avuto tutti il Covid in famiglia, il bambino si è negativizzato, i genitori sono ancora positivi, lo vogliono mandare a scuola, no? Allora, in quella situazione il bambino può andare a scuola perché è negativo ed è guarito. Però noi delle volte diciamo, soprattutto se il bambino è piccolino, no, vive a casa proprio a stretto contatto con i genitori e magari va in una classe dove non ci sono le mascherine, i bambini sono tutti a stretto contatto, diciamo, guardi, per precauzione lo tenga a casa ancora qualche giorno, perché il senso qual è? Non si trasmette il Covid dai vestiti, non è il vestito che trasmette il Covid, però effettivamente se io sto immerso in un ambiente dentro casa dove il virus circola perché ci sono altre persone positive che starnutiscono, che toccano, che ovviamente non hanno la mascherina e non hanno le precauzioni, perché dovrei mettere a rischio, anche se la probabilità è infinitesimale, una comunità, no? Quindi diciamo, se il bambino vuole andare al parco a fare una passeggiata con il nonno che lo viene a prendere, ben venga, magari aspettate ancora qualche giorno prima di mandarlo a scuola. È un suggerimento, non è un obbligo, nel senso che quando si è liberi dall'isolamento si può andare dove si vuole e non c'è evidenza certa di trasmissione dai vestiti del Covid, è infinitesimale. Però, no? Nel senso, le superfici lo possono mantenere. Poi c'è un'altra domanda che io le pongo, però secondo me è più un parere che le viene chiesto. Allora, è un'operatrice di cooperativa, immagino io, di un centro di accoglienza, perché chiede: noi lavoriamo come se fossimo in un ambiente familiare con case da 25 persone. Non capisco come l'operatore domiciliare non sia stato considerata categoria da vaccinare.
Allora, la vaccinazione, dopo poi questo lo dirà anche la dottoressa Margiuli, ne parleremo domani delle vaccinazioni, quindi non ci bruciamo tutti gli argomenti, però la vaccinazione purtroppo del Covid è normata a livello ministeriale e la scelta delle categorie a rischio non viene fatta sulla base del rischio di contagiarsi, ma viene fatta sulla base del rischio di avere complicanze e di andare a finire in ospedale. Quindi il fatto di lavorare in mezzo a 50 persone non è una, come le posso dire, non è una caratteristica che rende prioritaria la categoria rispetto ad altri. Se lei lavorasse in mezzo a due persone, ma fortemente vulnerabili, per esempio una casa famiglia dove ci sono cinque anziani, probabilmente sarebbe stata, no, sicuramente sarebbe stata persona ad alto rischio di complicanza. I ragazzi dei CAS non hanno rischio di complicanza e gli operatori dei CAS, come tipo di età media e caratteristiche generali, a meno di situazioni patologiche personali, allora lì è un altro discorso, non sono a maggior rischio di complicanza. E lo so che è brutto da, cioè è strano ed è brutto, però le priorità della vaccinazione Covid sono date su questa linea qua. Ok, le ultime due domande veloci, poi Sì, poi passiamo concludiamo, tutto esatto, sommato, sì. devi salire. E allora, una domanda, se le goccioline cadono a 1 metro, perché la variante inglese è di 2 metri? Allora, le goccioline cadono sempre a 1 metro, solo che appunto si è visto, che si è visto anche lì le evidenze, cioè effettivamente ci sono situazioni in cui sono riportate le distanze di sicurezza e senza l'utilizzo di mascherine c'è stato il contagio e quindi si allunga la distanza di sicurezza. Non perché le goccioline vadano più lontano, ma perché probabilmente si ipotizza la via aerea, cioè si ipotizza il fatto che il Covid possa rimanere in sospensione e quindi andare oltre il metro. Anche qui è un'indicazione quella di aumentare la distanza, perché il metro non è mai 1 metro, magari sono 90 centimetri, no? Se io invece ho come indicazione 2 metri, al massimo sono 1,80 m e quindi almeno il metro lo prendo, non c'è non è legato alle goccioline, non è per i droplet. Ok, e l'ultima domanda direi, c'è una differenza di impatto della pandemia da Covid-19 su cittadini italiani e stranieri? Allora, ci sono stati fatti degli studi, non qui su Ravenna ovviamente, però anche studi nazionali, che vedono che ci sono effettivamente delle disuguaglianze per quanto riguarda le infezioni del Covid, cioè le persone, ma non tanto gli stranieri, le persone socio-economicamente più deprivate effettivamente tendono ad ammalarsi di più, ma questo è principalmente legato, cioè si pensa sia principalmente legato alla comprensione delle norme e alla possibilità di metterle in pratica, cioè se io economicamente sto bene mi posso cambiare la mascherina tutti i giorni, una persona che non lo può fare magari utilizza la stessa per una settimana, quindi ovviamente è una questione proprio di capacità, passatemi il termine, di literacy cercare di seguire le norme in maniera corretta. Quello che però è molto interessante è che nel momento in cui ci si ammala di Covid e per esempio si finisce in ospedale con la complicanza, la mortalità è uguale, per cui non ci sono disuguaglianze in termini di mortalità, una volta con la forma grave. Quindi la forma grave del Covid-19 effettivamente viene gestita e viene e ha l'esito è sovrapponibile in tutte e due le fasce, diciamo, della popolazione, però effettivamente c'è una disuguaglianza per quanto riguarda la frequenza dell'infezione. Allora, in chat vedo altre due domande che però in realtà riguardano il tema della vaccinazione, quindi come Domani, diceva domani. lei prima, sì, possiamo approfondirlo Se domani. no poi. Io ringrazio davvero moltissimo la dottoressa Silvestrini, la salutiamo Grazie a se voi. deve Sì, io dovrei andare, scollegarsi. scusatemi, e anche Tiziana, buon intervento Non e c'è grazie problema, mille. grazie Grazie a voi, ci moltissimo. vediamo domani. A domani. E nel frattempo allora passo la parola a Tiziana. Allora, eccomi. Buon pomeriggio a tutti intanto. Ciao Giulia. Allora, condivido anch'io. Non so se sono riuscita. Sì, vediamo. Ok, perfetto.
Allora, dunque, questa seconda parte parleremo di una cosa a cui ha accennato anche la dottoressa Silvestrini, che è l'albergo sanitario, che è sono strutture che la ASL mette a disposizione di chi, come vedremo, è in posto in isolamento oppure in quarantena, ma che non può effettuare questo isolamento o questa quarantena al proprio domicilio. Infatti, cosa abbiamo detto fino ad ora? Abbiamo detto che sia la quarantena che l'isolamento delle persone che sono risultate positive al virus sono misure di salute pubblica estremamente importanti, sia perché in qualche modo evitano l'insorgenza di casi secondari, sia perché evitano che ci sia un sovraccarico proprio del sistema sanitario e del sistema ospedaliero, che altrimenti sarebbe veramente molto provato dal numero dei casi. E le indicazioni ormai da tempo che cosa ci dicono? Ci dicono che qualunque persona che venga messa in isolamento o in quarantena deve rispettare alcune regole e deve avere alcune caratteristiche. Intanto deve avere un domicilio e deve assicurare all'operatore della sanità pubblica di rimanere in una stanza dedicata, magari con una buona ventilazione, che abbia magari dei servizi igienici dedicati a quella persona, deve assicurare di dormire da sola, deve limitare al massimo i movimenti all'interno di una abitazione o comunque di spazi in cui vi siano altre persone. L'altra cosa importante è evitare, come si diceva prima, l'esposizione, quella indiretta, cioè quella attraverso la condivisione di oggetti, quindi il passaggio, non so, e lo scambio di asciugamani, salviette, lenzuola, qualunque oggetto possa veicolare il virus. Vi è poi, come sappiamo, un assoluto divieto di spostarsi dal posto in cui si è nel momento in cui si viene isolati e dal momento in cui si viene isolati e dal momento in cui si ha una disposizione di quarantena, da quel momento lì si ha assolutamente il divieto di spostamento e l'obbligo di rimanere in quel posto anche per le attività di sorveglianza. Non può ricevere visite, questa è una cosa che mi capita spesso di dover ripetere agli operatori con cui mi interfaccio tutti i giorni. Queste persone, le persone in isolamento, si dà per scontato che non debbano ricevere visite, ma molto spesso le visite vengono invece fatte anche alle persone che sono in quarantena. Anche la persona in quarantena, essendo una persona a rischio, non può ricevere visite, quindi deve rimanere nello stato in cui abbiamo detto, in una situazione di isolamento. E le persone, questo riguarda molto noi, ma nelle prime fasi del Covid ha interessato anche persone comuni che dovevano magari assistere i propri cari, i propri parenti, e ai quali si diceva: attento, perché devi utilizzare tutti quelli che sono i dispositivi, quindi i DPI assolutamente devono essere utilizzati quando si ha contatto con un soggetto in isolamento, ma anche con un quarantenato, perché ripetiamo, il quarantenato è comunque una persona a rischio, e questi dispositivi poi devono essere monouso e vanno smaltiti in maniera assolutamente corretta. E di qui l'introduzione per quelli che sono appunto gli alberghi sanitari. Quindi, qualora la persona non possa rispettare tutte queste che sono le regole base e gli obblighi rispetto alle quarantene, rispetto ai provvedimenti di isolamento che emette la sanità pubblica, allora può, e gli viene proposta un'alternativa, cioè quella di usufruire di strutture che la ASL mette a sua disposizione per trascorrere i periodi che abbiamo detto. E sono appunto quelli che vengono chiamati alberghi sanitari, o in maniera un pochettino più gergale vengono chiamati alberghi Covid. E a chi sono dedicati? Intanto sono dedicati a persone che devono essere assolutamente autosufficienti e che non hanno bisogno di un'assistenza sanitaria propriamente detta, cioè che non hanno bisogno di un'assistenza sanitaria continuativa, e quindi devono essere in questa situazione per tutta la durata disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica. All'interessato viene fatta questa proposta e gli viene chiesto di aderire
alla proposta di accettare, gli si fanno presenti tutti quelli che sono gli eventuali rischi nel caso in cui dovesse decidere il contrario, cioè di rimanere in una situazione inadeguata per la per quello che è il periodo dell'isolamento e della quarantena. E gli viene spiegato che questa misura è fondamentale proprio per evitare il contagio all'interno del nucleo familiare o più in maniera più, come dire, più bassa all'interno di una comunità. E la proposta viene fatta a tutti, cioè ai casi positivi e anche ai quarantenati. Ci capita di avere dei quarantenati nelle nostre strutture. Quindi qual è il target sostanzialmente? Cioè chi va negli alberghi Covid? Abbiamo detto autosufficienti che non hanno bisogno di una assistenza sanitaria continuativa e soprattutto ci vanno quelli che hanno un domicilio inadeguato, cioè un domicilio che non garantisce tutte quelle che sono le caratteristiche che abbiamo detto all'inizio. Non garantisce il fatto che ci sia una stanza dedicata, non garantisce il fatto che ci sia un bagno dedicato, non garantisce il fatto che si possa svolgere in maniera adeguata proprio il periodo dell'isolamento. Questo sia per quanto concerne appunto i positivi, sia per quello che concerne i contatti stretti di caso, che abbiamo visto sono due cose completamente diverse. L'operatore della sanità pubblica cosa fa? Quando si pone davanti alla persona che chiama, insomma, la persona per la quale sta facendo l'inchiesta, valuta quello, proprio una delle valutazioni è proprio quella del domicilio e delle caratteristiche soprattutto di quel domicilio. Un altro soggetto target è chi può dare scarsa affidabilità, cioè magari io ho una casa che mi consente assolutamente di fare un isolamento o una quarantena fatta per bene, per cui ho la mia stanza, ho il mio bagno, tutto quello che mi occorre, però nell'interfaccia con la sanità pubblica magari la sanità pubblica intravede in quella persona una scarsa affidabilità nel porre in atto quelle che sono le regole di quarantena e di isolamento, per cui gli viene proposto viene proposta una struttura alternativa. Poi tutti coloro che risiedono altrove. Ci è capitato spesso di persone che magari erano qui in vacanza oppure banalmente erano qui per ragioni lavorative o altro, magari alloggiavano anche presso strutture ricettive, non so, bed and breakfast, alberghi, eccetera. Quindi erano qui residenti magari in altre regioni, in altre città, quindi prive di un domicilio adeguato. Anche queste persone assolutamente si propone l'albergo Covid, si propone in maniera importante l'albergo Covid, perché quella è una situazione davvero, davvero particolarmente a rischio. E poi tutti senza fissa dimora, tutte le persone che hanno delle problematiche sociali emergenziali e che non gli consentono di fare un isolamento in un luogo ovviamente adeguato. Alla fine, nell'estate dell'anno scorso, è stata poi richiesta dalla regione attraverso una circolare la proposta degli alberghi Covid a tutti gli assistenti familiari, quelli che rientravano e che rientrano, è ancora in atto questa possibilità, da paesi che devono, per i quali è disposta ed è prevista una quarantena. E infine quello che diceva prima la dottoressa Silvestrini, tutte quelle persone che provengono, che hanno soggiornato o che hanno transitato in India, Bangladesh e Sri Lanka, ed è un target nuovo questo per noi, perché è riportato in un'ordinanza del 29 aprile, in un'ordinanza ministeriale del 29 aprile. In particolare vi ho riportato insomma quello che viene richiesto in questa ordinanza per chi transita o ha soggiornato in questi tre paesi. Viene richiesto intanto un tampone nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel nostro territorio, un tampone molecolare, attenzione, negativo o antigenico, dice l'ordinanza. Ma questo non basta, per cui il test viene ripetuto all'ingresso nel nostro paese, viene proposta a questa persona l'isolamento negli alberghi Covid proprio perché si deve essere
sicuri che quell'isolamento venga fatto in maniera adeguata, e poi alla fine della quarantena, che in questi casi per questi paesi ha una durata di 10 giorni, viene disposto un nuovo tampone, risultato negativo, la persona viene liberata dalla disposizione di quarantena in questo caso. Per quanto riguarda poi quello che in maniera molto più pratica, quelle che sono le strutture presenti nella nostra azienda, attualmente le strutture sono 3 e sono una in ogni ambito sostanzialmente. Quindi abbiamo una struttura qui a Ravenna, una struttura a Rimini e un'altra a Forlì, e per un totale di posti pari a 146. Adesso questa tabella, che viene aggiornata di settimana in settimana, è una tabella della fine di aprile, e ci dice che a quella data c'erano 76 posti occupati. Quindi insomma siamo adesso in una situazione abbastanza, lo diciamo in silenzio, abbastanza tranquilla come posti all'interno degli alberghi Covid. Cos'altro possiamo dire? Che in particolare Ravenna ha una storia propria rispetto agli alberghi Covid, perché ne abbiamo attivati 3 nell'arco di questo anno e mezzo, e quello, diciamo, il primo che è stato attivato nella fase del lockdown, che era quello di Lido Adriano, che ha avuto un numero di ingressi di ospiti, è stato attivo dall'aprile al giugno 2020, pari a 53, e siamo andati al più che raddoppio con Massa Lombarda, in cui abbiamo avuto 150 persone presenti all'interno della struttura. Ad oggi, dal 7 di dicembre, è attiva proprio a Ravenna una struttura che ha contato circa 240 presenze, ricordiamo, fra quarantenati e soggetti positivi, quindi un totale fra queste due categorie. E dal punto di vista organizzativo cosa possiamo dire? Dal punto di vista organizzativo parleremo di 2 figure, il referente della struttura, il gestore della struttura, e poi quello che è invece che la parte, diciamo, che afferisce all'organizzazione dell'albergo in sé in quanto entità, e poi invece il referente sanitario, che è invece un'interfaccia della ASL. E chi è il referente sanitario? È un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica o del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità, che fa proprio da interfaccia, da collegamento con la struttura ricettiva, quindi col gestore della struttura stessa, e fa una serie di cose questa figura. Dispone l'ingresso dei soggetti, li registra, si accerta che quel soggetto lì abbia le caratteristiche necessarie e requisiti fondamentali per essere presente in quella struttura, come ad esempio fondamentale è che sia una persona autosufficiente. Riceve la segnalazione e in quel momento lì attiva tutta una serie di passaggi che vanno dalla attivazione dei mezzi protetti, dei mezzi di trasporto protetti, che porteranno appunto la persona al trasferimento della persona dal proprio domicilio all'albergo Covid, alla cura, fra virgolette, della persona stessa, perché insomma la cosa fondamentale è il contatto con il paziente, e poi l'interfaccia fra il paziente e tutta quella che è la macchina che gira intorno al paziente e che si attiva nel momento in cui il paziente è trasferito nell'albergo Covid. E altra, diciamo che sulla falsariga di quello che ho detto, avviene anche per quello che accade per i soggetti che vengono dimessi dall'ospedale. E nei soggetti, per questi soggetti in particolare, ai quali viene proposto l'albergo Covid perché il personale sanitario ospedaliero magari appura la inadeguatezza del domicilio, vengono descritte tutte quelle che sono, anche in questi casi ovviamente, vengono descritti tutti quelli che possono essere i rischi di un eventuale ritorno ad un domicilio inadeguato. Gli viene proposta la struttura, l'albergo sanitario come alternativa, e nel caso in cui non accetti,
come dire, l'operatore sanitario ne prende atto e raccoglie il dissenso informato del paziente. Nel momento in cui l'ospedale propone al referente sanitario l'accesso e l'ingresso di un soggetto ospedalizzato nel Covid hotel, io preferisco sempre, e si preferisce sempre, preferibile raccogliere anche quella che è la documentazione clinica del paziente stesso, perché ti dà un po' la misura di quelli che sono i suoi bisogni e anche di quella che è la effettiva autosufficienza di questo paziente. Quindi è fondamentale poi per discriminare la persona che può fare ingresso nella struttura e la persona che invece probabilmente ha bisogno di altre alternative. E quindi cosa possiamo dire? Che intanto abbiamo detto che il referente sanitario è una vera e propria interfaccia, ma è un'interfaccia non soltanto, come abbiamo detto precedentemente, con il referente della struttura, con il referente dell'albergo, ma è un'interfaccia con tutta una serie di altre figure, che sono in primis il medico di medicina generale, che vedremo che è una figura estremamente importante all'interno dell'albergo Covid, ma diventa interfaccia anche con altri professionisti, non so, con i mediatori stessi, che ci capita ormai quotidianamente che ci danno un supporto enorme nella gestione dei pazienti che arrivano in Covid hotel e che hanno problemi di barriera linguistica, per cui diventa un supporto davvero, davvero importante. E abbiamo detto che il referente sanitario si occupa di organizzare tutta quella che è la parte del trasferimento protetto, ma anche di fare una sorta di monitoraggio di quelli che sono i posti letto, di quelli che sono i fabbisogni all'interno della struttura stessa, e poi il monitoraggio e la verifica di quelli che sono i bisogni sanitari del paziente. Verifica che ci siano, per esempio, o che il paziente abbia tutti i farmaci che vengono, per esempio, prescritti dall'ospedale, o che questa persona porti da casa, magari è un paziente che sappiamo essere un paziente cronico con delle patologie croniche, quindi ci si assicura che quel paziente abbia tutto quello che gli necessita nel tempo in cui deve permanere all'interno della struttura. Questi passaggi sono importanti perché negli alberghi sanitari, anche se la parola magari ci inganna, non è prevista la presenza strutturata di operatori sanitari, cioè non c'è una presenza fissa di medici e di infermieri, e quindi è importante, è importante creare una situazione adeguata per la persona. Ed è importante anche per la sorveglianza di queste persone. Nel caso dei contatti stretti di caso, nel caso dei rientri dall'estero, degli assistenti familiari, come vi ho detto prima, la sorveglianza in particolare è in carico al personale del Dipartimento di Sanità Pubblica. Se invece abbiamo persone dimesse dall'ospedale, positive o contatti di caso, oppure positivi che sono inviati dal domicilio, ancor più se sono positivi sintomatici, pauci sintomatici, la sorveglianza è assolutamente in capo al medico di medicina generale. Poi cosa accade se una persona non ha un medico di medicina generale? Chi si occupa di queste persone all'interno dell'albergo Covid? Allora, in quel caso intervengono i medici USCA, che sono medici che vengono attivati dal referente sanitario, quindi col supporto organizzativo del Dipartimento delle Cure Primarie, e che sono fondamentali proprio nell'opera di monitoraggio e nell'opera di sorveglianza di questi pazienti, che sono ancora più fragili in quanto non hanno una figura di riferimento che li sorvegli. Anche in questo caso, e ancor più in questo caso, quindi diventa fondamentale il ruolo della mediazione. E di questo parleremo meglio domani, però è fondamentale, soprattutto in chi ha un problema di barriere linguistiche, in chi magari ha appena avuto ingresso all'interno dell'albergo Covid e quindi
c'è la necessità da parte del referente sanitario, soprattutto perché magari quella persona non ha un'assistenza in questo paese, è importante avere un colpo d'occhio secco su quella persona, cioè sapere quali sono i suoi bisogni di salute. Quindi la cosa che è stata pensata, che è una cosa che è stata fatta, che ho pensato, è quello di mettere a punto una sorta di scheda di prima valutazione da somministrare alle persone magari quarantenate in albergo Covid, proprio per individuare eventuali magari sintomatologia non manifesta o non manifestata al momento dell'inizio della quarantena, e poi anche tutta una serie di sintomi, segni che possono comunque manifestare delle problematiche di tipo patologico o fisiologico, pensiamo insomma a una possibile gravidanza magari non conosciuta dal referente sanitario, e che è importante da indagare perché quella persona poi va seguita in maniera particolare. E quindi viene subito somministrato a questa serie di domande con un aiuto, con l'aiuto ovviamente col supporto della mediazione. E abbiamo detto che l'altra figura importante è il gestore della struttura, proprio perché è quello che gestisce di fatto e materialmente tutti gli ingressi e le dimissioni dalla struttura. Dimissioni che però, attenzione, le dimissioni devono essere in qualche modo autorizzate, approvate in primis dal Dipartimento di Sanità Pubblica nel momento in cui emette la disposizione di fine quarantena o di fine isolamento, e devono avere l'ok finale dal referente sanitario. Solo da quel momento in poi il gestore della struttura può autorizzare la dimissione e l'uscita dalla struttura della persona che è stata quarantenata o isolata. In questo c'è un cenno che voglio fare rispetto a una cosa che magari si sente menzionare quando ci sono casi di positività all'interno di nuclei familiari, all'interno di comunità, che è l'importanza del modulo della guarigione clinica che il medico di medicina generale o in assenza del medico di medicina generale, del medico USCA, devono compilare ed inviare alla sanità pubblica, soprattutto nei casi di soggetti positivi sintomatici. È importante infatti, al fine dell'avvio del percorso della guarigione, quindi del famoso tampone di guarigione, che la persona sia libera da sintomi, segni riferibili al Covid. E questa cosa avviene, grazie appunto alla sorveglianza messa in atto nei giorni precedenti, viene dichiarata e viene sottoscritta dal medico di medicina generale o da chi per lui fa la sorveglianza di quel determinato paziente. Questo modulo viene compilato, viene inviato ad un indirizzo dedicato della sanità pubblica, e solo grazie ed in presenza di questo modulo e in presenza poi con l'avvio insomma del percorso dei tamponi, con la presenza di tamponi negativi, solo a quel punto ci può essere l'emissione della disposizione di fine isolamento e quindi poi il termine del percorso Covid per quella persona. E io poi voglio terminare dicendo quelli che per me, e dall'esperienza di questo anno e mezzo, sono stati i punti di forza, un po' le cose che mi hanno fatto penare in questo anno e mezzo. Sicuramente il Covid Hotel sembra una roba facile da gestire dall'esterno, in realtà ti metti un po' alla prova, perché ti devi inventare ogni giorno percorsi che devono essere personalizzati per ciascuna persona, perché ogni persona che entra in quella struttura, è vero che è una persona assolutamente autosufficiente, non ha bisogno apparentemente di sanitari, ma è anche vero che può avere bisogni di ogni tipo, e bisogna far fronte a quei bisogni di ogni tipo, perché comunque il periodo di permanenza in isolamento, in quarantena, non è un periodo facile anche da un punto di vista psicologico, e quindi comunque bisogna far attenzione anche a quelli che sono i bisogni altri, non solo i bisogni sanitari, che vengono assolutamente monitorati. E poi l'altra cosa bella dell'albergo Covid è che di fatto è una struttura in cui veramente si lavora in maniera integrata con mille figure.
quindi non, figure che sono appunto i medici, no? Medici USCA, medici di medicina generale, noi stessi, medici della sanità pubblica, del Dipartimento di Cure Primarie, gli infermieri, che ci capita, non soltanto gli infermieri che vanno nella struttura per eseguire i tamponi, ma ci sono anche i nostri infermieri della domiciliare che magari si recano, ovviamente con i dispositivi adeguati, si recano in albergo COVID per i pazienti che hanno bisogno di prelievi periodici perché magari fanno delle terapie particolari. E poi i mediatori, che sono per me figura basilare, direi, tutti i volontari che ci aiutano a portare magari delle cose fondamentali, dai farmaci o da altro, per tutti coloro che sono nell'albergo COVID e che non hanno una rete sociale all'esterno, diventano fondamentali queste figure. E poi tutti gli operatori del sociale e il ruolo degli psicologi, soprattutto nella prima fase. Io mi ricordo che, quindi nella fase del primo albergo COVID, è stata una figura molto utilizzata. È stata una fase in cui l'albergo COVID è stato popolato molto da operatori sanitari e c'era molta richiesta di supporto in quella fase lì. E la criticità quale può essere? Purtroppo nei vari ambiti, perché ovvio che il paziente, se non può essere e non gli si può proporre per mille motivi, anche organizzativi, l'albergo COVID di Ravenna, gli viene proposta la struttura di un altro ambito della ASL. Purtroppo se qui magari si riescono ad attivare dei percorsi in altri ambiti, risulta un pochettino più difficoltoso, per cui per me la criticità maggiore è stata questa. Quindi si potrebbe strutturare in maniera uniforme proprio dei percorsi standardizzati e si potrebbe pensare a farlo, frattanto che dobbiamo insomma convivere con questo virus, bisogna appunto strutturare questa cosa in maniera uniforme nei vari ambiti dell'azienda, sarebbe veramente fondamentale per poter lavorare bene. Ecco. E io vi ringrazio, ho terminato qui. Grazie mille Tiziana. Chiedo intanto ai partecipanti di scrivere in chat eventuali domande. Intanto ce n'è già una, quindi questa te la leggo. Chiedono: nel caso di due studentessi in arrivo dall'Armenia con tampone negativo ma soggetta all'obbligo di quarantena, mi confermate che l'obbligo di quarantena è di 10 giorni? Se le persone non sono positive, in ogni caso valgono le stesse regole per una quarantena fatta da persona positiva? Cosa possiamo consigliare per ricevere spesa e sostentarsi nei 10 giorni previsti? Allora, una cosa. Allora, ti rileggo la prima parte. Allora, due studentesse in arrivo dall'Armenia, tampone negativo, ma sono soggette all'obbligo di quarantena. Mi confermate che l'obbligo è di 10 giorni? Adesso sì, dall'Armenia, se non ricordo male, sì, perché poi c'è una lista infinita, come ha detto la Giulia prima. C'è una lista infinita di paesi e ogni gruppo di paesi, in base al fattore di rischio e alla epidemiologia presente nel proprio paese, ha una quarantena diversa. Quindi ecco, e prevedono tutti un tampone inizio e a termine quarantena. Quindi nel caso dei 10 giorni l'uno e l'altro va fatto molecolare. Ok, la seconda parte chiedeva: se le persone non sono positive, in ogni caso valgono le stesse regole per una quarantena fatta da persona positiva? Allora, però mi sa che... Vai. La quarantena e l'isolamento devono essere fatte... Allora, la quarantena, come l'ha detto la dottoressa Silvestrini prima, è una situazione comunque di una persona a rischio. Quindi, anche se io provengo da... Allora, se io vengo da un paese estero, già quello è un fattore di rischio. Magari da un paese estero in cui c'è un'incidenza elevatissima in questo momento di infezione da COVID. Pensiamo insomma a quello che sta accadendo in India e in altri paesi che richiedono addirittura la proposta del trasferimento negli alberghi COVID. Per cui sì, valgono le stesse regole, nel senso valgono le regole di un isolamento e di una quarantena in questo caso, cioè sono soggetto a rischio, posso sviluppare una positività, devo comunque mettermi in una situazione che mi consente di non mettere a rischio altre persone se io divento positivo. Quindi le regole valgono per l'uno e per l'altro. L'ultimo punto della domanda era: cosa possiamo consigliare per ricevere spese e sostentarsi nei 10 giorni previsti?
Allora, dunque, se non qui per esempio ci aiuta molto il volontariato. Allora, se io sono una persona posta in quarantena perché magari rientro dall'estero, o posta in quarantena perché sono un contatto stretto di caso e non ho rete all'esterno, magari sono al domicilio perché il mio domicilio mi consente di fare una quarantena fatta per bene, magari sono da sola in una casa, posso star lì, non mi viene proposta una struttura alternativa. Non ho nessuno però all'esterno. In quel caso ci sono dei numeri che si possono chiamare, penso alla Croce Rossa stessa, che ha messo a disposizione i suoi operatori, i suoi numeri, o penso anche alla possibilità di portarti, non so, non soltanto la spesa, ma anche i farmaci, e tutto quello di cui una persona necessita, ma che non può andarsi a procurare perché non può uscire di casa. Quindi lì diventa l'apporto del volontariato è basilare, direi. Ok, un'altra domanda. Chiedo: un albergo Covid è usufruibile per i minori ospiti delle comunità su autorizzazione del tutto legale? Tutore, immagino che sia, non tutto tutore legale. Tutore legale. Sì. Abbiamo fatto insomma delle eccezioni ultimamente perché comunque era in una situazione un po' particolare. Di solito però gli alberghi Covid sono autorizzati alle persone, non ai minori, ecco. O comunque il minore deve essere sempre accompagnato da un genitore, per esempio. E quindi la situazione di solito è fatta in questo modo qui. Quindi mamma, bambino sono accolti insieme all'interno della struttura. Ok, andando avanti, i pazienti che guariscono dall'infezione clinica da Covid-19 sono immuni? E per quanto riguarda i portatori asintomatici? Allora, chi guarisce dall'infezione è una persona guarita, cioè nel senso che ha sviluppato il proprio sistema immunitario a contatto col virus, ha sviluppato degli anticorpi. Per cui, se poi torna a contatto col virus, per un periodo che si stima tra i 6 e i 9 mesi, è coperto rispetto all'infezione, ad una reinfezione, che può capitare la reinfezione. Infatti ci sono delle situazioni in cui una persona che ha contratto il Covid presenta magari a distanze molto più brevi una sintomatologia che ti fa pensare al Covid, anche in quel caso si consiglia l'isolamento, cioè si consiglia a quella persona al domicilio o in comunità di farla spostare all'interno di un ambiente protetto rispetto al resto della comunità e si segue assolutamente un tampone per sospetto di una reinfezione. Però in linea di massima si sviluppa, come in tutte le malattie infettive, si sviluppa una risposta immunitaria, che poi è lo stesso obiettivo della vaccinazione, per cui noi andiamo a cercare una risposta immunitaria in modo tale che quella persona poi a contatto col virus non venga contagiata. Ok, andando avanti, nel caso di un soggetto in quarantena o isolamento che viene meno e per esempio esce dal proprio domicilio, sono previste denunce o sanzioni? Allora, sì. E addirittura se a contravvenire a questa cosa un positivo, la sanzione e i provvedimenti sono ancora più pesanti, sono più importanti, perché comunque ci sono proprio delle normative che ti dicono che tu metti a rischio la salute degli altri, la salute pubblica, quindi è una roba importante, una sanzione importante. Allora, per il momento non vedo altre domande. Chiedo ai partecipanti di eventualmente scriverle adesso. Vi diamo un paio di minuti. Allora, c'è un'altra domanda. Dopo 21 giorni di quarantena, se si è ancora positivi, cosa si deve fare?
Allora, 21 giorni, io penso intendesse parlare dei positivi a lungo termine. Dunque, c'è questa regola della regola, insomma, questa, chiamiamola regola in maniera più semplice, della positività a lungo termine. Per cui all'inizio dell'era Covid si aspettava il doppio tampone negativo per poter far terminare alla persona l'isolamento. Quindi per poter farlo uscire di casa tu dovevi aspettare un doppio tampone negativo. Le evidenze scientifiche poi, perché adesso stiamo imparando a conoscere questa cosa man mano che andiamo avanti col tempo, per cui le evidenze ci hanno detto che dopo 21 giorni la carica virale è talmente bassa da non poter essere e non poter mettere a rischio di contagio le altre persone. Per cui la persona che risulta negativa al tampone, come dire, è risultata positiva al tampone, dopo 10 giorni di solito fai un altro tampone, ammesso che non sia sintomatica o che abbia avuto la guarigione clinica da parte del proprio medico. Fa il tampone, risulta negativo, ok, in quel momento lì finisce il suo isolamento perché viene dichiarato guarito. Qualora però questa cosa non accade, per cui quell'altro tampone risulta nuovamente positivo, deve fare un altro tampone a 7 giorni e così via, fino ad andare oltre il 21° giorno. A quel punto, in presenza di una guarigione clinica, quel famoso modulo che abbiamo visto prima, in presenza di una situazione di assenza di patologie da immunodeficit, in presenza di una assenza magari di farmaci che possono determinare un pericolo di immunodeficit iatrogeno, in presenza di una situazione clinica buona del soggetto, dopo il 21° giorno può essere considerato guarito come positivo a lungo termine, si dice. Per cui la sua carica virale è talmente bassa da non essere un rischio per la salute pubblica. Benissimo. Bene, io concluderei qui la giornata di oggi. Ringrazio moltissimo la dottoressa Marzulli per la sua disponibilità e per la sua chiarezza nell'esposizione. E ringrazio ancora tutti i partecipanti. Vi ricordo che noi ci vediamo domani per il terzo modulo formativo. Il link è sempre il medesimo, quindi l'accesso è sempre uguale ad oggi. Vi chiediamo anche domani di accedere con il vostro nome e il vostro cognome. Serve per il tracciamento degli accessi e anche per il rilascio dell'attestato finale. Rinnovo i ringraziamenti ancora a Tiziana e ci vediamo a domani. A domani, ciao. Grazie mille. Ciao ciao. Grazie a tutti.